ripetiamo, rallegrati. Insieme. Rallegrati Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Rallegrati Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Coraggio, insieme. Rallegrati Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Rallegrati Gerusalemme, accogli i tuoi figli nelle tue mura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci salutiamo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Salutiamo e accogliamo Monsignor Erminio Descalzi, vescovo ausiliare della nostra diocesi ambrosiana. Abita nella Basilica di Sant'Ambrogio, è stato abate di Sant'Ambrogio. È un volto noto perché non è la prima volta che viene a celebrare, a presiedere l'Eucaristia nel nostro santuario. Siamo contenti con lui di iniziare la Settimana Santa in un anno speciale del santuario, perché è l'anno santo, giubilare di questo luogo. Ci raccomandiamo alla Madonna, chiediamo a lei di guidarci a Gesù e a lei affidiamo i bisogni del mondo intero, della Chiesa, in particolare della pace. E grazie, Monsignore, per essere qui a pregare con noi e per noi. Fratelli e sorelle, invitati dal Signore Gesù alla mensa del suo sacrificio redentore, manifestiamo il nostro sincero pentimento e riconosciamoci tutti bisognosi della sua infinita misericordia.
Tu, figlio unigenito del Padre, che ti sei umiliato fino alla morte di croce, Kyrie eleison. Tu, servo di Dio, che ti sei caricato delle nostre colpe, Kyrie eleison. Tu, nostro Redentore, che hai ricreato la nostra innocenza, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Tu ci rinnovi, o Padre, per la beata passione del tuo unigenito fatto nostro fratello. Conserva in noi l'azione della tua misericordia, perché celebrando questo mistero ti offriamo in ogni tempo la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. Il re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza e non vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Grazie a Dio. Con noi rimani sempre, Signore, tu che vuoi salvarci. Ripetiamo. Insieme. Con noi rimani sempre, Signore, tu che puoi salvarci. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Con noi rimani sempre, Signore, tu che puoi salvarci. Io sono sazio di sventure, la mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti. Con noi rimani sempre, Signore, tu che vuoi salvarci. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Con noi rimani sempre, Signore, tu che vuoi salvarci. Lettera agli Ebrei. Fratelli, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio, ci alziamo. Lode a te. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Thank you.
Sono lieto e riconoscente a Padre Patrizio e ai suoi confratelli per questo invito che mi porta qui in questo anno importante per questo santuario tanto caro a tutta la diocesi per celebrare l'inizio della Settimana Santa. Con la celebrazione della Domenica delle Palme entriamo nella settimana che la liturgia chiama santa, autentica, cioè esemplare. Essa non può lasciare indifferente nessuno, sia per i ricordi che ci legano ad essa fin dalla nostra prima educazione cristiana, sia per il mistero che andiamo a celebrare e che costituisce il cuore della nostra fede, il mistero della morte e della risurrezione del Signore. La risurrezione è l'unica prospettiva che può rendere ragionevole l'esistenza. Al contrario, se la morte fosse il termine ultimo, conclusivo di ogni esistenza, la vittoria finale della morte renderebbe tutto assurdo nella nostra vita. Il nascere, il morire, il vivere, il soffrire, l'amare, l'agitarsi per qualcosa, perché chi ha come destino il niente avrebbe il niente come giustificazione dei suoi atti. E il vivere, se non ci fosse la risurrezione, sarebbe soltanto un essere per la morte. In questa settimana apparirà il vero volto del Dio cristiano, un Dio che è amore per ogni uomo, per tutti gli uomini. Solenne, nella sua solitudine, si ergerà alla nostra adorazione la croce per dire non quanto grande è il nostro peccato, ma soprattutto per dire quanto è grande il perdono e la misericordia di Dio in Cristo Gesù. Ne hanno fatto gioiosa esperienza lo stesso Giuda, traditore, che nonostante il suo tradimento Gesù chiamerà amico, amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Ne farà gioiosa esperienza il buon ladrone, l'unico di cui abbiamo certezza che è in paradiso. Lui che ha rubato anche, facendo bene il suo mestiere, sul rettifilo finale, il paradiso. Il centurione, ricordate, di cui il Vangelo dice che vedendolo morire in tal modo, cioè in un modo così umano che soltanto umano non poteva essere, perdonando ai nemici, scusandoli, donando sua madre, disse: veramente costui è il figlio di Dio. E ne han fatto gioiosa esperienza i discepoli, Pietro per primo. E ricordate, 3 volte ha negato Gesù e Gesù Cristo non glielo ha mai rinfacciato direttamente questa cosa, ma per 3 volte, notate la finezza, gli ha chiesto: Pietro, mi ami tu? E Pietro alla fine, dopo la 3ª volta, dice: Signore, se ti amo lo sai tu. È molto bello questo. In questa settimana, allora, chi è peccatore, e lo siamo tutti, si senta accolto, perdonato, amato da Dio oltre ogni misura. E ritrovi, se gli è possibile, magari perché c'è stato un periodo in cui era difficile confessarsi, ritrovi nel sacramento della riconciliazione la pace con Dio, con se stesso, con il prossimo,
e risorga a nuova vita. Nella lettura della lettera agli Ebrei, la seconda, risuona un invito che ci deve accompagnare a vivere bene questi giorni. Dice la lettura: tenete fisso lo sguardo su Gesù. E nella casa di Betania chi più di ogni altro ha lo sguardo fisso su Gesù è Maria, la sorella di Lazzaro. Ella intuisce quanto sta passando nel cuore di Cristo, la sua solitudine, la sua tristezza, solitudine che Gesù patisce nella sua forma più dolorosa, quella di chi soffre in silenzio senza essere capito neppure dalle persone che ha accanto. E Gesù sta andando a morire e i discepoli dicono: ma chi starà alla sua destra o alla sua sinistra quando instaurerà il suo regno? Parlavano di cose temporali, materiali. Nella vita di ciascuno di noi, vedete, ci sono momenti in cui ti aspetti un segno di attenzione e questo non arriva. Vorresti almeno una parola buona, ma nessuno è capace di darti questa preziosa elemosina di una parola buona. Avere un animo sensibile è un dono grande. Permette di percepire in ogni persona la profondità dell'altro, le parole non dette, i segreti del suo cuore, ma al tempo stesso può far soffrire chi possiede una tale delicata e intuitiva sensibilità, perché costui sa cogliere anche le tristezze nascoste. Maria, la sorella di Lazzaro, aveva intuito qualcosa di quell'amore senza limiti di Gesù che lo avrebbe portato a dare la vita per i suoi amici, ed è a partire da questa sua particolare intelligenza del cuore che si comprende il gesto inconsueto, strano, che ella compie, un gesto però che ha una forza che le parole non potrebbero avere. Dice il testo: prese 300 grammi di profumo di nardo prezioso, assai prezioso. Era, dicono gli storici, l'equivalente di uno stipendio annuo di un bracciante del tempo, e cosparge i piedi di Gesù, poi li asciuga con i suoi capelli, tanto da riempire dell'aroma di quel profumo tutta la casa. Compiendo questo gesto è come se volesse raccogliere tutta la sua vita in un contraccambio d'amore e dire: Gesù, la tua morte in croce dice la dismisura, l'eccesso del tuo amore per me e per l'umanità. Io voglio riconoscerlo non con le parole, che spesso suonano false, ma con l'umana dismisura dello spreco di questo profumo. Sant'Agostino, parlando della morte in croce di Gesù, diceva: potuit gutta venit unda. Bastava una goccia del suo sangue per salvarci, ne venne una marea. Ma non tarda ad arrivare la disapprovazione di Giuda, uno dei 12 che sta per tradire Gesù. Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Gesù difende Maria dalle critiche di Giuda, l'uomo dell'efficienza, del calcolo, che improvvisamente si ricorda dei poveri, ma quei soldi forse ai poveri non arrivavano mai. E Gesù gli dice:
lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura, una profezia della sua morte. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Frase questa che va ben intesa. Gesù sembra dire: Giuda, guarda che se non saprete vedere un legame tra me e i poveri, finirete per dimenticarli presto. Giuda, se l'amore per i poveri non trova la sua sorgente nell'amore per me, temo che i poveri finirete per strumentalizzarli per i vostri interessi e i vostri egoismi. Se non fisserete lo sguardo su di me, dove troverete la forza inarrestabile per operare contro le ingiustizie del mondo? Sì, nel mondo ci saranno sempre situazioni di povertà, di disparità sociale, di odi fraterni. Basta pensare a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Perché? Perché il cuore dell'uomo spesso è cattivo, egoista, superbo. Queste cose non vengono da Dio, anzi è vero il contrario, vengono dalla dimenticanza di Dio e del suo Vangelo. Ed ecco allora ciò che a noi è richiesto in questa settimana: fissare lo sguardo su Gesù, stare un poco di più come Maria davanti al Signore Gesù, sicuri che Lui aiuterà ciascuno di noi a cambiare il nostro cuore per poter amare di più Lui e i nostri fratelli. E infine, quest'oggi prende significato anche un altro segno, quel piccolo ramoscello d'ulivo che porteremo a casa. Non è un talismano, contiene un impegno preciso. Non garantisce automaticamente la pace, semmai ci impegna a ricercarla in noi stessi, con gli altri e ad offrirla agli altri. Pace che deve divenire là dove vivi, a casa tua, nel tuo condominio, coi tuoi cari, amabilità, mitezza, umanità sincera con tutti. Nessuno è tenuto a meritare la tua bontà, sei tu che devi amare tutti, proprio come Cristo ha amato gratuitamente ciascuno di noi. E se poi allarghiamo lo sguardo sul mondo, quel piccolo ramoscello di ulivo ci ricorda che abbiamo il dovere di dare ogni giorno il nostro contributo di preghiera, specie in questi giorni di guerra, perché, come è scritto nella lettura del profeta Isaia, scompaia il carro da guerra, l'arco di guerra sia spezzato e torni la pace fra le nazioni. In questa settimana santa un'invincibile nostalgia di pace deve invadere il cuore di ognuno di noi, insieme ad un desiderio di pulizia interiore, di onestà, di giustizia, che deve esplodere nel monotono panorama spirituale forse della nostra vita. Apriamo cuore e finestre dell'anima per lasciare entrare l'aria nuova di una primavera non solo astronomica, ma soprattutto dello spirito. E allora, buona settimana santa a tutti.
fratelli e sorelle, al Signore Gesù che si è caricato di ogni nostra debolezza, offriamo il profumo sincero della nostra fede e della nostra preghiera. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Per la Chiesa, che contempla il tuo volto umiliato e sofferente, ti preghiamo. Salvaci, Signore. Per il mondo piagato dall'odio, dalla violenza e dalla povertà, ti preghiamo. Salvaci, Signore. Per i giovani, che si aprono alle responsabilità della vita, ti preghiamo. Salvaci, Signore. O Dio infinitamente misericordioso, che hai salvato il genere umano con la morte del tuo dilettissimo Figlio, dona alla Chiesa, che celebra fedelmente il mistero della Pasqua, la pienezza della tua gioia. Per Cristo nostro Signore. Secondo l'ammonimento del Signore Gesù, prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo un segno di pace. Alziamoci. Ci prepariamo a professare la nostra fede battesimale con il canto Credo, Signore. Amen. Fratelli e sorelle, col canto professiamo insieme la nostra fede. Tutti insieme. Credo, Signore, amen. Credo, Signore, amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo, Signore. Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Popolo dei credenti sia santificato, Padre, dall'offerta di questo sacrificio che ci ha riconciliato con te quando eravamo lontani dalla tua amicizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo tuo Figlio, il giusto, che non conobbe la colpa, accettò di patire per noi e, consegnandosi ad una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri errori. La sua morte ha distrutto il peccato, la sua risurrezione ha ricreato la nostra innocenza. Per questo mistero d'amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti
preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi Santi Apostoli, i gloriosi Martiri, Sant'Ambrogio, San Carlo e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo Erminio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu ci dissedi, Signore, al calice della gioia. Ripetiamo. Tu ci dissedi, Signore, al Padre che a tutti vuole bene e mai esclude alcuno dal suo amore, cantiamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
come canto di ringraziamento, canto di meditazione, ascoltiamo il Benedictus qui venit in nomine Domini di Perosi. Facciamo diventare veramente preghiera in questa settimana santa, al centro della quale, ci ricordava il Vescovo nell'omelia, c'è la passione, la morte e la risurrezione di Cristo. Qualche avviso prima di concludere la celebrazione. Ricordo che nel pomeriggio alle ore 16 celebreremo i Vespri e ci sarà la benedizione eucaristica. Domani sera alle ore 21 qui in santuario si terrà la celebrazione penitenziale cittadina. Tutte le parrocchie della città di Ro sono invitate a confluire qui nella nostra basilica per celebrare il sacramento della riconciliazione. Saremo presenti tutti i preti della città, poi per le confessioni individuali, domani sera alle 21. Per quanto riguarda il Triduo Pasquale, qui in santuario seguiremo il seguente orario. Giovedì Santo, alle ore 21, la Santa Messa nella Cena del Signore. Venerdì Santo, alle ore 15, la celebrazione della passione e morte del Signore. E sempre venerdì santo, alle ore 21, la Via Crucis, animata dalla Schola Cantorum. Sabato santo, alle ore 21, la solenne veglia pasquale. E domenica prossima, alle ore 11, avremo qui tra noi un altro vescovo ausiliare, il vicario generale della nostra diocesi, Monsignor Franco Agnesi, che ci porterà anche la benedizione papale
all'interno del giubileo che stiamo celebrando. Per chi frequenta il santuario chiediamo un'attenzione particolare per la giornata del Venerdì Santo, perché saranno presenti più di un migliaio di studenti qui per la preghiera del Venerdì Santo, quindi sarà chiuso il piazzale del santuario alle automobili e le confessioni nella mattinata del Venerdì Santo si terranno nella casa dei padri, passando dalla portineria. E da ultimo, uscendo, ritirate il fascicolo del santuario sul quale è riportato anche il programma del Triduo della Lacrimazione che vivremo nella settimana dopo Pasqua con la presenza tra noi del Cardinale Angelo Bagnasco che ci guiderà nella preghiera, nella meditazione, in preparazione all'anniversario del miracolo delle lacrime che ha dato origine al nostro santuario, appunto anniversario che ricorre il 24 di aprile. E ringraziamo ancora Monsignor Erminio per la sua presenza e per quanto ci ha detto nell'omelia. Grazie di cuore, tendiamo adesso la sua benedizione. Preghiamo. I misteri che abbiamo celebrato ci rendano santi, o Dio vivo e vero, e ci dispongano a ricevere la grazia di questi giorni pasquali, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. E anticipo a tutti l'augurio della Pasqua del Signore. Grazie.